Giustamente ora tutto il team vorrà staccare la spina perché di fatto è finita oggi la stagione, però c'è la squadra da terminare, quindi, e c'è anche molta fame di basket perché abbiamo visto dell'affluenza in questi giorni. Quando completerete il roster? Ma io penso che sia imminente la fine, il completamento del roster. Aspettiamo qualche conferma, dopodiché presenteremo gli ultimi elementi e quindi poi effettivamente ci dichiareremo un po' in vacanza, per poi riprendere in realtà penso il 18 di agosto con la preparazione, perché i primi di ottobre, il 2 o il 3 ottobre, ci sarà l'Open Day in cui chiaramente si svolgerà la prima di campionato a 1-22-23. Stagione 22-23, quindi siamo, insomma, non c'è tanto tempo, però un po' si riposeranno tutti. E l'obiettivo sarà migliorare ulteriormente la già bellissima stagione precedente? Sicuramente ce lo auguriamo. Noi siamo sempre molto, molto cauti, chiaramente è un atteggiamento molto prudenziale perché siamo nuovi, affronteremo il terzo anno di A1, quindi comunque siamo ancora freschi, meno esperti rispetto ai club storici. Ci piacerebbe chiaramente riuscire con un'organizzazione ancora più puntuale e precisa, ci piacerebbe migliorare o meglio consolidare i risultati che abbiamo avuto in questa stagione appena terminata, che comunque sono stati sorprendenti, perché siamo riusciti a centrare sia la Coppa Italia che i playoff, quindi se riusciamo a consolidare questi risultati siamo già molto contenti.